Darei la parola quindi al dottor Agnoletto per cominciare. Grazie, dottor Agnoletto. Buonasera a tutti e a tutti, grazie di questo invito, di questa opportunità di confrontarci insieme. Se può consolarvi, vi dico che sono settimane e settimane che invitiamo l'assessora regionale alla sanità della regione Lombardia, giunta che non ha un colore diverso da quello del Piemonte, a intervenire nella trasmissione 37.2 di Radio Popolare che conduco da un po' di anni e non arriva. Non arriva mai. Gli abbiamo detto, vabbè, ma se lei è impegnata, nomini qualcuno che può venire a parlare, però poi che non debba dire, ma non lo so, devo andare a chiedere all'assessore. Silenzio assolutamente totale. Allora, da una parte questo risponde alla logica del potente, di non considerare i cittadini degni di un'interlocuzione se non nel periodo elettorale e se non in una direzione univoca, perché nel frattempo la stessa assessora gira la Lombardia a tagliare nastri, a mettere, a fingere di aprire nuovi ambulatori e via dicendo. Spera di essere designata lei come futura presidente della regione, quindi si dà da fare su questo, ma è unidirezionale, cioè in quei momenti non c'è un dibattito, un confronto, cosa che invece sarebbe assolutamente necessario. Quindi se l'assessore regionale vostro non arriva, siete in buona compagnia. Detto questo, io proverei a partire da un'analisi dei limiti del servizio sanitario di fronte alla pandemia, perché è solo da un'analisi di questo tipo che possiamo comprendere di cosa avremmo bisogno. Non ripercorro stasera gli errori che sono stati commessi dal governo, il ruolo del CTS e via dicendo, ma mi pare che stasera puntiamo un'attenzione sul Servizio Sanitario Nazionale, che cosa non ha funzionato e cosa sarebbe necessario cambiare e che cosa propone il PNRR. Allora, prima questione. Quando parliamo del Servizio Sanitario Nazionale Italiano, parliamo di un servizio che discende da quello che universalmente era stato ritenuto il miglior servizio sanitario nazionale del mondo, quello approvato nel 1978 con la legge 833 di riforma sanitaria. Quindi non siamo un paesino del quarto o quinto mondo che cerca di fare il possibile, no. Partiamo da una situazione di forza che è la legge 833 che stabilisce un servizio sanitario nazionale universale, allora era ad accesso gratuito perché non c'erano neanche ticket e finanziato dalla fiscalità generale in modo proporzionale ai redditi. Questo era il punto di partenza importantissimo. Poi questo Servizio Sanitario Nazionale si è modificato nel tempo. Due punti sono importantissimi. Il primo, l'entrata dentro Servizio Sanitario Nazionale delle strutture private, convenzionate o accreditate. Questo passaggio va compreso bene perché parliamo di un privato che nel momento in cui si accredita, fa parte a tutti gli effetti del Servizio Sanitario Nazionale e che quindi gode dei diritti e dei doveri del Servizio Sanitario Nazionale, che è, per esempio, il canale di accesso che avviene attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso i centralini per le prenotazioni, eccetera, che un cittadino si avvicina perché è Servizio Sanitario Nazionale. L'altro grande cambiamento è stato quello della intramenia, cioè dell'autorizzazione ai dipendenti del servizio sanitario pubblico, ai medici, di svolgere un'attività privata dentro la struttura pubblica. Queste due cose hanno modificato in profondità la sanità. Altro punto, la sanità oggi è il settore dove chi ha soldi da investire può trarre
i maggiori profitti. È al secondo posto la sanità in tutte le borse internazionali come distribuzione dei dividendi presso i propri azionisti, solo dopo l'industria delle armi. E è pesante questo, perché vuol dire che prima di tutto guadagna colui che produce morte, strumenti di morte, e al secondo posto guadagna colui che rende difficile alle persone curarsi, perché la sanità privata, e questo è un terzo passaggio che ci aiuta a capire la situazione, la sanità privata ha un obiettivo legittimo, che è quello che tutte le aziende private hanno al mondo: fare profitti e distribuire dividendi. Qual è, e questo è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, qual è però il problema? Questo è un elemento importantissimo, soprattutto da utilizzare nelle discussioni con chi non la pensa come noi, che l'intervento privato in sanità è un intervento focalizzato sulle malattie e sui malati, non sulla salute. Cioè, più malati, più malattie ci sono, più il privato guadagna. Quindi la prevenzione non è solo di nessun interesse per il privato, ma la prevenzione è antagonista all'attività del privato perché sottrae malati e malattie. Così come il lavoro del Servizio Sanitario Nazionale segue una logica opposta a quello del privato, perché più fai prevenzione, meno si ammalano le persone, meno malattie hai, meno devi spendere di fondi pubblici per curare. Cioè, sono antitetiche le logiche del privato e del pubblico. Non è così da tutte le parti. A noi può piacere il pubblico culturalmente, ideologicamente, ma il privato c'è. Ma nella sanità c'è un problema specifico. Hanno due obiettivi diversi. Sta bene il pubblico economicamente se lavora la prevenzione, sta bene il privato economicamente se sviluppano le malattie. Se non si comprende questo aspetto, non si comprende tutto quello che viene dopo. E non è un caso che uno dei file fatti girare ormai già 4 anni fa da WikiLeaks, che era una, e Attac su questo lavora parecchio, era un file sottratto a un incontro riservato attorno all'accordo TISA, che è l'accordo internazionale sul commercio dei servizi che 42 paesi al mondo in modo riservato stanno discutendo, e che ha, in chi organizza questo incontro, l'obiettivo di trasformare la sanità e l'istruzione non in servizi, ma in attività private lasciate al mercato. Questo file riportava una dichiarazione di un rappresentante di un fondo finanziario che diceva: la sanità è l'ambito principale per investire e produrre profitti a 3 condizioni. Che dalla sanità si ritirino gli stati, gli enti caritatevoli e gli enti religiosi. E guardate che quello che sta avvenendo in Italia, ed è quello che sta avvenendo soprattutto nelle nostre regioni del nord governate dalla destra, esattamente questo. Allora, dentro questo scenario vediamo che cosa accade, cos'è accaduto. Ma vorrei buttare lì un'altra provocazione. Mi spiace, ma è ovvio che poi non viene, che non ci sia l'assessore regionale, perché gli avrei posto esattamente questo problema. Questo quadro, che è già abbastanza chiaro, difficile da contestare, precipita completamente, e lo dico a Jacopo, che è l'assessore, no, al comune, che quindi deve tenere gli occhi ben aperti, precipita immediatamente quando chi è ai vertici della sanità pubblica, che si gestisce sostanzialmente a livello regionale, applica nella gestione del servizio sanitario pubblico la logica, gli strumenti, si pone gli obiettivi del servizio sanitario privato. Non dovrebbe essere così, perché sono antitetici, l'abbiamo visto prima, come obiettivi. Ma se chi gestisce il servizio pubblico si pone gli obiettivi del servizio privato,
allora il disastro è totale. Chiudo questo primo capitolo, ne apro un secondo, sul quale io posso semplicemente dire due frasi, perché poi ATTAC è l'associazione maestra in questo campo, e cioè, e ve lo dico come medico, studioso, ricercatore, guardate che purtroppo la mia generazione, perfino la mia generazione, che non ho più 20 anni, farà sicuramente a tempo a sperimentare una nuova pandemia. Siamo entrati nella fase della storia umana che sarà segnata sempre di più da nuove pandemie. Nel suo libro Spillover, Quammen fa una lista delle pandemie e di come queste pandemie si sono sviluppate. Ed è estremamente interessante perché lui analizza come negli ultimi 40 anni più o meno queste pandemie si sono sviluppate sempre con un minor numero di anni tra una pandemia e l'altra, e si sono susseguite una dopo l'altra. Adesso se trovo il... ecco qua. Lui comincia da Machupo, Bolivia, 1961, Marburgo, Germania, 67, Ebola in Zaire, Sudan, 76, HIV, New York e California, 81, una forma di Anta, nota come Sinombre, negli Stati Uniti, 93, Hong Kong, 97, Malesia, 98, West Nile, New York, 99, Sarcina, 2002, e andiamo avanti così. E questo, parlando tra di noi, mi verrebbe da dire che è uno dei frutti avvelenati della sconfitta del movimento altermondialista all'inizio di questo millennio, perché sono frutti di questo modello di sviluppo, che attraverso la deforestazione massiva, attraverso gli allevamenti intensivi, abbatte le barriere tra specie, produce e facilita la zoonosi, cioè il salto di specie dell'agente infettivo. Allora noi dobbiamo ragionare, quando pensiamo a quale servizio sanitario ci serve nei prossimi anni, dobbiamo ragionare anche su questa scena mondiale, sul fatto che dovremo confrontarci con altre pandemie. Terzo blocco di problemi. Come è stata vissuta? Quali sono stati gli indicatori di salute che tutto il mondo, in particolare il mondo occidentale, ha valutato per vedere se le cose miglioravano o peggioravano negli ultimi 25 anni? Sono due, sono quelli utilizzati anche dall'OCSE: l'aumento dell'attesa di vita e l'aumento del numero di giorni di assenza di malattia negli over 65. Questi due indicatori sono precipitati negli ultimi 2 anni. Allora, fatto questo quadro, vediamo che cosa è accaduto. Il nostro servizio sanitario, e soprattutto nelle regioni del nord, dove arrivano persone a farsi curare dal sud anche e dall'estero, è centrato quasi unicamente sulla cura, in una continua rincorsa di nuove tecnologie e di nuovi farmaci, senza andare ad analizzare il rapporto costi-beneficio tra un farmaco, per esempio antitumorale oncologico, che può arrivare a costare 100.000 euro a ciclo, e un aumento dell'attesa di vita che può arrivare, se va bene, anche a 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Un amministratore pubblico deve fare dei conti su questo. Quindi vado velocemente perché credo di parlare con persone con cui ci intendiamo come linguaggio. Quindi questa questione qui, tutto sulla cura e dentro la cura sul livello di alta tecnologia e ultimi farmaci, costosissimi. Secondo passaggio, su cosa ha puntato questo modello di sanità? Sembra una bestemmia questa, ma se ci ragionate ci interessa molto. Un rapporto nella medicina tra il mondo sanitario e il singolo cittadino, in una cura totalmente individualizzata, estraniando il singolo cittadino dalla comunità dentro cui vive
e sottovalutando totalmente quelli che noi ricercatori chiamiamo i determinanti sociali di salute. Noi avevamo Giovanni Berlinguer, che fu un maestro a livello mondiale, da non confondere con il cugino, il ministro dell'istruzione. No, Giovanni Berlinguer, medico, fu, diciamo, uno dei numeri uno a livello mondiale sui determinanti sociali di salute, no? Le vicende dei minatori, allora è inutile che curiamo patologie polmonari se vivono in case disastrose, umide, via dicendo, lavorano sottoterra senza protezione, perché poi ci troveremo in una storia infinita di dover affrontare sempre le stesse pandemie, le stesse malattie, no? Quindi c'è questo rapporto individuale. Noi, questa cosa, tutto questo progetto ha portato a gestire la sanità pubblica con la logica del privato, quindi la medicina territoriale non interessa nulla. Capite? Cioè, c'è un problema culturale. Non interessa nulla. Primo, perché se funziona e fa prevenzione, fa diminuire gli interessi degli amici, cioè di chi gestisce il privato. Secondo, perché sono gli ospedali, sono i macchinari, sono i farmaci quelli attorno a cui gira il mercato. E quindi investi nelle tecnologie, non investi nella formazione degli esseri umani, cioè nella formazione del personale. Tutto questo ha portato che, oltretutto, i nostri dirigenti non sanno gestire la sanità territoriale, cioè sono anche ignoranti. Allora, la seconda lezione del mio corso, io insegno queste cose, no? Globalizzazione e politica della salute, che sono proprio la storia delle pandemie, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, vi dicendo. La seconda lezione che io faccio è, di fronte a una pandemia, quando disponete di uno strumento diagnostico rispetto all'agente infettivo, è fondamentale saperlo utilizzare. In questo caso i tamponi, che non andavano fatti su quelli che arrivavano in ospedale malati come prima situazione, ma dovevano essere fatti per andare a costruire e a individuare la catena dei contatti, il contact tracing, attenzione, a valle ma anche a monte, nessuna ragionata a monte. Se un soggetto infetto, devo capire dove questo soggetto si è infettato, in quale ambito, e contattare chi c'era in quell'ambito, quindi a monte, e poi andare a valle per cercare di costruire dei cerchi concentrici dentro cui chiudere il virus. Non voglio fare una lezione stasera, voglio solo dire quante cose non sanno, uno strumento banale. Allora, tutto questo non interessa e quindi non lo sanno utilizzare. Faccio un altro esempio. In Lombardia non l'hanno fatto, ma credo neanche in Piemonte. Di fronte a una pandemia, tu cosa devi fare? Esiste una scienza che si chiama epidemiologia. Uno studio epidemiologico su un campione limitato, numericamente stratificato, in modo tale da poter capire come si muove l'agente infettivo, oltre a piani pandemici e via dicendo, no? Ecco, tutto questo non c'è, ma è una concezione culturale che va totalmente ribaltata e quindi va rafforzata la medicina territoriale. Altra questione che va ribaltata: se il futuro sarà ancora pandemico, dico una brutalità, non si vince negli ospedali la pandemia. La pandemia si vince sul territorio. Sugli ospedali puoi salvare delle vite con delle cure, ma delle vite individuali. La fermi sul bagnasciuga, cioè la fermi sul territorio la pandemia. Se perdi lì, l'ondata impatta sul sistema ospedaliero e nessun sistema ospedaliero al mondo da solo regge una pandemia. Allora tu devi chiedere non solo più finanziamenti per la sanità, ma una diversa allocazione di quei finanziamenti, privilegiando la prima linea di confronto, che è la medicina territoriale, che prima ancora della cura è il piano pandemico, è il sistema di allerta, è l'epidemiologia, è la diagnosi precoce, sono i medici di famiglia che devono lavorare in gruppo, eccetera, eccetera, eccetera. Passaggio seguente. Una pandemia la vinci con una medicina di comunità. Anche questa sembra una bestemmia, perché tutto il sistema di pensiero occidentale rispetto alla medicina degli ultimi 30 anni è un pensiero totalmente individualizzato, sul singolo. Non sto dicendo che non dobbiamo fare la ricerca sui farmaci per la vita della singola persona, ma che se tu prolunghi la vita da 82 anni a 82 anni e mezzo, adesso ne abbiamo perse quasi due, quindi da 80 a 80 anni e mezzo, e intanto arrivi ad avere 300.000 decessi per una pandemia,
ma comunque l'attesa di vita si abbatte immediatamente. Devi capire qual è la priorità delle risorse. Ulteriore passaggio, spero di non andare troppo veloce, ma voglio finire questo ragionamento. Non è solo il prendersi cura della comunità intesa come il benessere dei soggetti che costituiscono quella comunità. Significa pensare una medicina che investe prima di tutto nella ricerca sui singoli territori di quali sono i prioritari bisogni di salute, stabilisce poi gli obiettivi attraverso una priorità di questi obiettivi e si dà degli strumenti per andare di anno in anno a valutare se ha raggiunto o non ha raggiunto quegli obiettivi. Quindi l'indagine dei bisogni sanitari, non solo quelli che si manifestano già attraverso la malattia, ma da quelli che si possono sviluppare dalle condizioni sociali di quel quartiere, di quella città, di quella provincia, di quel comparto, sono assolutamente fondamentali. E passaggio ulteriore, la medicina non è più da ritenere come un ambito separato dal resto della società. Perché se noi dobbiamo puntare sulla medicina preventiva, la medicina di comunità, noi, e qui sono due le questioni, dobbiamo puntare su tutto quello che ha a che fare con i nostri determinanti sociali. Allora, oggi, ieri e oggi è stato pubblicato, il governo ha approvato un piano nazionale di lotta ai tumori, perché, come Garattini ripete da tempo, si potrebbe evitare una percentuale tra il 50 e il 60% dei tumori intervenendo rispetto all'ambiente e alle abitudini quotidiane di vita, alimentazione, sport e via dicendo. Tra il 50 e il 60% dei tumori in Italia si potrebbero evitare. Solo che il governo ha approvato questo piano contro i tumori, quindi un piano oncologico grande, anche interessante, ha dimenticato due cose. Primo, di stabilire i fondi, cioè quanto destina, e secondo i tempi, per cui è un manifesto, non è un atto governativo. Ma se noi, ragionando dal nostro punto di vista, parlare di determinanti sociali, che cosa vuol dire? Vuol dire legare l'intervento dell'ambiente all'intervento in sanità, legare l'intervento che si fa sui mezzi pubblici, privati o pubblici, quale trasporto si privilegia a questo, come si fa la reazione sulle scuole a questo, le condizioni di lavoro a questo, cioè non vedere più la tutela della salute, qui la dico un po' forte, come qualcosa che è proprietà privata e univoca del mondo sanitario, ma qualcosa che ha a che fare con modello di sviluppo e con la società nel suo insieme. E quindi legando le agenzie dell'ambiente, tutti questi interventi. Tutto quello che il governo non ha fatto tra la primavera e l'autunno e che temo non farà tra questa primavera e il prossimo autunno, e quindi rischiamo di pagare poi un altro prezzo. Ma c'è un altro passaggio al quale noi siamo sensibili. E allora per così uscire un po' dal tema cito le case matte di Gramsciana memoria, cioè guardate che non è ideologia, è cosa molto concreta. Le pandemie cosa sono? È la trasmissione di un agente infettivo attraverso dei comportamenti umani. E diventano pandemie quando investono tutto il mondo e diventano quindi pandemia quando la velocità di diffusione dell'agente infettivo è forte e quindi quando avviene attraverso comportamenti umani diffusi e quotidiani. Allora, attenzione, per modificare dei comportamenti umani, quali sono i soggetti più credibili nel dare le indicazioni? Non è detto che siano per forza in Italia le autorità di governo. Lo sono state, prendo due paesi a sistema diverso, in questa pandemia in Vietnam e in Corea del Sud, dove il rapporto tra la popolazione, il servizio sanitario e le istituzioni che gestiscono la sanità è ottimo e lì hanno ottenuto dei risultati splendidi. Qui non è così. Allora, in un quartiere, in una città, in una provincia, le associazioni, il mondo aggregato nella società civile che è stimato dalla popolazione
può essere quello su cui si punta per portare la popolazione a modificare dei comportamenti legati alla quotidianità. Vi ricordate il lavoro enorme fatto anche a Torino e in Piemonte, probabilmente alcune situazioni interessantissime all'epoca dell'AIDS, con i vari gruppi, le associazioni che lavoravano per modificare dei comportamenti difficilissimi, perché lì si trattava di modificare qualcosa come comportamenti sessuali, quindi qualcosa legato all'intimità, all'immaginario, no? Questioni molto molto complicate. Ci avete pensato che in questa pandemia, dove dovevamo arrivare a stabilire la distanza da chi ci sta vicino, usare la mascherina, l'utilizzo della, il coinvolgimento della società civile è stato azzerato totalmente. Tutto passava attraverso i decreti governativi e le trasmissioni televisive fatte senza nessun criterio e via dicendo. Allora, quando si pensa a un nuovo servizio sanitario, cioè a migliorare quello attuale, dobbiamo mettere insieme tutte queste cose. Non è solo la questione della privatizzazione o della medicina territoriale, che tipo di medicina abbiamo bisogno in futuro. E c'è una cosa che mi preoccupa molto, e poi dico alcune robe sul PNR, ma una cosa che mi preoccupa molto stando ancora a questo livello: il disastroso percorso di formazione universitaria. Tutto quello che noi diciamo estraneo all'università, alla facoltà di medicina. Io non sono riuscita a insegnare medicina. Io insegno in quella facoltà che prima era scienze politiche. Capite? E i corsi come il mio che ci sono a Bologna, Firenze, eccetera, sono tutti, anche quelli nati dentro medicina, stati buttati fuori da medicina. Il medico non studia la comunità, non studia neanche come funziona e come è organizzato il Servizio Sanitario Nazionale. Ha un approccio scientista, tecnologico, ma soprattutto studia attraverso una parcellizzazione dell'organismo umano, per cui noi abbiamo un super specialista del secondo dito della mano destra che non sa nulla sul secondo dito della mano sinistra. Guardate che queste non sono battute. Ognuno di voi conoscerà qualcuno, io per esempio ho in mente una persona a me molto cara, anziano, entrato in ospedale per una patologia, per esempio nel caso che ho in mente io, per una patologia cardiopolmonare, entrato con le sue gambe mentre prima lavorava e faceva il medico, ed uscito dall'ospedale che non aveva più il problema cardiopolmonare, ma non camminava più con le sue gambe, allettato per 15 giorni senza fare neanche mezz'ora di fisioterapia. Ma questo non riguardava i miei colleghi, perché i miei colleghi di quel reparto avevano raggiunto l'obiettivo, la patologia cardiopolmonare era guarita. Pensate a tanti, tanti esempi che si possono fare, alle piaghe da decubito, a tante, tante questioni che si possono citare. Noi dobbiamo riproporre una visione olistica dell'essere umano e un ruolo diverso della società. La salute mia non appartiene al medico, appartiene all'intreccio tra società civile e medico. 3 minuti e finisco, posso ancora 3 minuti solo. Il PNRR, che poi, sul quale poi dopo la nostra ex assessore regionale entrerà nel merito e spiegherà rispetto a Piemonte, di tutto questo discorso non ne tiene minimamente conto. Non esiste tutta questa analisi, che non è mica un'analisi geniale, è una roba abbastanza evidente. E che cosa fa? Destina dei fondi, pochi, perché tutto il PNRR e il piano europeo parte da un problema di salute, non parte per rafforzare la TAV o le grandi opere, fare il ponte sullo stretto, via dicendo. Parte da un problema di salute, quindi destina pochi soldi, li concentra sulle strutture, sulle tecnologie, sulla telemedicina, che oltretutto allontana sempre più il rapporto medico-paziente, cioè può essere un aspetto da utilizzare in alcuni ambiti precisi e delimitati, non finanzia il personale, per cui voi aprirete le case di comunità, gli ospedali di comunità e poi li dovrete affidare al privato nella gestione, e quindi la porta di entrata nel Servizio Sanitario Nazionale sarà una porta d'entrata formalmente pubblica ma gestita da medici privati che avranno alle spalle tutta la filiera della loro azienda privata dove inviare i pazienti, quindi non c'è il personale e soprattutto non cambia l'approccio medico. È un approccio tutto puntato sulla cura individualizzato. Quanti fondi sono investiti per l'intervento territoriale
per esempio, per la mappatura dei bisogni sanitari provincia per provincia. Sembra di dire una bestemmia, sembra di non parlare di medicina. Ma sapete che non c'è un euro nel PNRR per analizzare il disagio psicologico e psichico, che è quello che sta evolvendo in modo spaventoso in questi ultimi mesi come risultato di 2 anni? Cioè, quindi, è uno strumento che servirà pochissimo, che ci consegnerà ancora più nelle mani del privato, ed è un peccato, perché questa è un'occasione unica di avere a disposizione parecchi fondi rispetto al passato per riorganizzare il servizio sanitario. Su cosa dobbiamo puntare? E finiamo in positivo. Noi dobbiamo puntare, oltre a sviluppare le vertenzialità su le cose che accadono in territorio, sulle case di comunità. E dobbiamo puntare a far sì che le case di comunità siano qualcosa di simile a quello che negli anni 80, post riforma sanitaria, sono stati i primi consultori. Cioè, le case di comunità devono essere cogestite da un intervento dell'ente locale. Non deve dare solo un parere consultivo il sindaco o consiglieri comunali, i quali devono coinvolgere la popolazione nell'individuare le priorità. Il PNRR stabilisce che alcune cose devono essere per legge dentro le case di comunità, tante altre ci possono essere e non ci possono essere. Ed è giusto che una casa di comunità sia diversa da un'altra, perché deve avere un punto di partenza comune con dei servizi, e altri devono essere in relazione alle priorità del bisogno del territorio. E ci vuole un comitato per ogni casa di comunità che affianchi la gestione del comitato di gestione dell'ASL, se vogliamo farle diventare qualcosa di diverso da un semplice poliambulatorio. Mi fermo qua.